questo muore. Fate largo, per piacere. Coraggio, su, coraggio, fate forza. Non dite niente a mia madre. Sono l'unico che lavora in casa. L'unico che... Dillo. Bisogna chiamare un'ambulanza. No, è inutile. Bisogna chiamare il mondo. Siamo qua. Buonasera. Ciao Lorenzo. Ciao, cosa mi hai portato? Tu Renzo, su, è ora di andare a dormire, è tardi. Dai che ti accompagno. Su. Ecco qui la nostra piccolina. Un, due, tre, questo bimbo fa il caffè per la regina, questo bimbo è carino. Nanna cucciolo, si dorme in fretta, eh? Mi racconti una bella storia? Certo, c'era una volta un bel bambino piccino piccino. La sua mamma l'adorava, il suo babbo lo cullava. Fuori il bosco tutto nero... nascondeva un gran mistero. Ti piace questa storia, eh? Hai visto come vola? Non stia lì seduto, padre Silvano, s'accomodi. Oh, grazie. Adesso fai la nanna, eh? Non doveva disturbarsi. Per così poco. Piuttosto, ancora niente. Niente. Non so cosa pensare. È troppo che non scrive. Non so come tirare avanti. Ho scritto ai miei confratelli in Germania. Vedremo cosa si può fare. Lo so già. Dopo tanti anni si è fatto una posizione là. Capita sempre così. Partono, scrivono, mandano qualche soldo e poi... Non è mica detto. Magari... È detto, padre Silvano. Noi siamo emigrati da generazioni. È detto. Chi resta... paga. Cosa fare? Ecco fatto. Allora è tutto a posto, posso convocarlo? Se vengono è tutto a posto. Grazie. Per quel posto? Gliel'ho già detto, non ci sono richieste. Sono due anni che aspetto. Oh, non è mica colpa mia, che cosa... Fate così voi, tanto la pappa è pronta. Non sento niente, devo lavorare, non sentire. Vieni con me. Perché? Andiamo fuori, vorrei parlarti. E allora che cosa vuoi? Mi chiamo padre Silvano. Cerco lavoro io, non elemosina. E tuo padre c'è? Quello è un bastardo, lascialo stare. Tuo padre è un bastardo. Non sei tu che devi giudicare. Ad ogni modo ho un lavoro da offrirti e se vuoi posso farti imparare un mestiere. Scuola no, eh? E chi ha parlato di scuola? Ma scusa, io cosa c'entro con te? Fatti gli affari tuoi. Gli affari si fanno sempre in due. Hai tempo di venire con me? Qui abbiamo i nostri laboratori. Entra.
Beh, e adesso? Sì, c'è qualcosa che ti interessa imparare. Non ti costa niente. Perché? Ho trovato lo zio d'America. Siccome non sei stupido, prova a pensare di aver trovato un amico. A chi te lo fa fare? Vedi, Franco, a volte nella vita si incontrano uomini che per la loro bontà, come dire, ti affascinano. Io ne ho incontrato uno. Un cuore grande, un'anima appassionata. Era nato qui a Brescia, città simbolo della condizione umana di quel tempo. Era ricco e generoso. Anzi, sai che ha fatto dei suoi soldi? Ha fatto case, officine, laboratori. Tutto per i giovani. Si chiamava Lodovico. Lodovico Pavoni. Era nato nel 1784. In Europa, fermenti sociali contraddittori stavano preparando il grande evento della rivoluzione francese. Dopo i giorni del furore e del terrore, il vento rivoluzionario investì l'intero continente. Nonostante si facesse un gran parlare di uguaglianza e di fraternità, le classi più povere erano attanagliate dall'indigenza, dalle epidemie, dalla denutrizione. La guerra spopolava le campagne. La gente cercava un rifugio in città. L'industria bresciana cominciava lentamente il suo decollo, senza preoccuparsi troppo delle condizioni di vita dei lavoratori. Lodovico decide di farsi prete, in netto contrasto con l'atmosfera anticlericale del suo tempo. È il 21 febbraio 1807. Da quella data la sua vita sarà tutta per i giovani e per i poveri. Egli è curioso, vuole capire. Entra nelle officine, si mescola agli operai e capisce subito che quella gente non ha bisogno di discorsi rivoluzionari, ma di giustizia più grande, di un progetto di vita che rispetti le esigenze concrete, ma che non riduca l'uomo ai suoi bisogni. Ciao, buonanotte. Ciao, ragazzi. Ciao. E cosa ci stavi raccontando? Vi dicevo che ho dato un calcio a una pietra scambiandola per un pallone. Immaginatevi il mio piede. Ti è piaciuta la nostra cena? E nelle case di questo tuo Lodovico si viveva così? Sì, sempre allegri. Ciao. E tu hai deciso di fare come? In un certo senso. C'è qualcos'altro da fare nella vita, secondo te? No, contenti voi. Ma non vi pare di essere un po' fuori dal tempo? Oh, fuori dal tempo per aiutare gli altri. E allora ti sei fatto prete? Intanto io non sono un prete, sono un religioso, questo sì. Uno che, insomma, non si accontenta di lavorare per se stesso o per tipi come te. Lavoro per un altro. E chi è? Il Padre Eterno. Ah, paga bene questo. Oh, molto bene. È vero, Silvano? E cosa dici? Certo, pensaci. Se vuoi rimanere qui, c'è posto. Ciao, Luca. Ciao a tutti. Ah, Luca, senti, se decide di mettersi a fare qualcosa, pensaci tu, eh? Mi raccomando. Vabbè. Ciao. Buonasera, buonanotte. Padre. Buonanotte. Ma qui cosa si fa? Si lavora e si prega, che è pressappoco la stessa cosa, e non è poco. L'avrei giurato. Ci sono altri ragazzi come te. Viviamo insieme qui. E domani, se vuoi venire a lavorare, si trovano in cantiere. Stiamo costruendo una casa e c'è bisogno di buone braccia. Per l'idea o per il grano? Ma per il grano. Adesso vieni, ti mostro dov'è la tua camera. Vedi, Franco, nella vita a volte si incontrano uomini che per la loro bontà ti affascinano. Se un fratello e una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?
A cosa serve? A cosa serve? Tuo padre è un bastardo. Non sei tu che devi giudicare. Franco! Franco! Franco, aiuta! Ti abbraccio! Franco! Lasciami! Lascia stare! Cosa dici tu? Lascia stare mia madre, capito? Lasciala! È come essere orfani da sempre. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Avanti. Ah, sei tu, Luca. Come mai? Volevo dirti di quel ragazzo. Si è fermato? Sì. Si è fermato. Ma tu lo conosci bene? Bene, no. Mi ha raccontato un po' di lui, della sua famiglia. Non so se c'è da crederci. Crederci? Accecato dalla gelosia, ha ucciso l'amante e la figlia di 5 anni, poi si è sparato. Nigeria. Profughi alla frontiera muoiono di fame e di freddo. Tossicomani in cura, il più giovane a 12 anni, il più vecchio 63. Prete massacrato a martellate. Minorenni che hanno già visto tutto. Uccidono un bambino, feriscono il padre, 2 rapinatori tossicomani in maschera. Mi sento un verme. Silvano, non puoi farti carico del mondo. Ah no, eh? E allora la salvezza di cui parliamo, cos'è? Diciamo giustizia. E c'è gente costretta all'elemosina, con pensioni da fame, senza una casa degna di questo nome. Diciamo sviluppo e sprechiamo, consumiamo scioccamente. Diciamo pace ed è guerra. Massacri, distruzione sistematica, corsa folle agli armamenti. Diciamo amore ed è lussuria, pornografia. Diciamo vita, parole tante, ma a chi? Mi sento veramente inutile. Anche lui. E quante volte si è scoraggiato per la sproporzione tra i suoi mezzi e i problemi che c'erano da affrontare. Ma con la sua fede ha superato tutto. E poi, se sta ancora, andiamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte, Luca. A noi tocca seminare con fiducia. Se poi i frutti non si vedono, non importa. Bisogna lavorare. Lavorare e pregare. Solo così nascono cose buone. Così mi è venuta l'idea dell'istituto. Un'idea tanto chiara che l'ho giudicata un suggerimento del cielo. E qui, nel vecchio convento di San Barnaba, ho cominciato a raccogliere gli orfani e gli abbandonati per dar loro una casa, una famiglia, un lavoro. Casa, famiglia, lavoro. Per realizzare tutto questo, non si è risparmiato in nulla. Quante volte queste mura, queste scale, sono state testimoni delle sue fatiche. In questi antichi saloni hanno avuto inizio la prima scuola grafica d'Italia ed altri laboratori d'arti e mestieri, di cui è l'instancabile animatore. La sua presenza in mezzo ai giovani che lavorano non è solo quella dell'educatore, ma sa farsi anche istruttore, capace e competente. Ciao, ci vediamo domani.
Ciao Ferro Battuto, ci vediamo stasera. Ma si slancia sempre. Porta del cemento, su! Ferma, ferma, basta così! Ehi, tu, muoviti, muscoletti! Ancora, ancora, acqua, forza! Oh, capo, c'ho l'ernia al disco! Vieni su, piano! Dobbiamo buttare giù tutta quella cosa. Ora! Basta! Franco! Come va? Lasciami lavorare, che mi guadagno il grano. Vuoi farti ricco, eh? Non c'è pericolo, sotto padrone con i preti per giù. Non dirmi che la pensi proprio così. Io dico sempre quel che penso. Vedremo se avrai ragione. Vengo giù. Dimmi una cosa, scherzi a parte, come ti trovi? Non male. A proposito, quel vecchietto Luca, cosa fa? Lui non è prete. Mi è simpatico. Perché non è prete? Forse. Vedi, la nostra famiglia non riunisce solo preti, ma anche religiosi laici. Uomini di ogni giorno, che per amore di Dio hanno scelto questo tipo di servizio. Di istruire, di formare al lavoro e alla vita. Di partecipare alla crescita dei giovani di oggi. Non hanno divisa, non hanno sacri poteri, ma credono fino in fondo a quello che fanno. Ho capito. Ma Luca? E Luca è uno di questi. È fantastico. Quando gli si domanda perché non si è sposato, lui risponde: e come avrei fatto ad avere 50, 100 figli? Perché è questo il nostro stile. Una grande famiglia dove tutti ci si aiuta. È immensa la gioia che si prova a costruire un uomo. 10, 100. Per il nostro fondatore, Lodovico Pavoni, educare al lavoro significa non solo dare un mezzo di sostentamento, ma anche costruire la personalità. Pausa! Abbiamo rinforzi oggi, eh? Qualcosa da dire? Il prete ci sa fare, pur di aver mano d'opera. Ci sei venuto tu? E allora? E allora? Allora sgobba e di le preghierine. Mi pagano bene. Contratto sindacale, miseria generale. Lei ci ruba il mestiere, reverendo. Figurati, troppo faticoso. Ti dispiace se do una mano? Padre, non credevo che mani abituate a trattaroste fossero capaci di farsi venire i calli. Se con le ostie ci sai fare, ti vengono lo stesso i calli. E cosa ne fate di questa casa? Una casa, appunto, per dare a quelli là una famiglia. E loro lo capiscono. Io c'ho famiglia, ma mio figlio... Ne hanno proprio bisogno. Sì. Certo che per fare delle case così ne devono avere di soldi sti preti. Io so anche dove li tiene, Luca. E allora? Che ne direste di fare un esproprio proletario? Non ti sono bastati 3 anni di casa di correzione? Ma tanto i preti mica ti possono denunciare. E se no doveva finire la carità verso i peccatori, eh? Tu non sei un peccatore. Sai cosa sei? Cosa sono? Sei un cretino. Scusa. Che cosa mi prendi? Ho fatto 3 cattoni di turno. Franco, spaccare la faccia alla tua. Franco! Basta adesso. A lavorare. E se mi dici che è così... È la prima così grossa. Se ci mettiamo tutti di... Ciao ragazzi. Ciao Silvano. Oh, ciao, il lavoro non viene tutto stanca. Stanca. Silvano, e i ragazzi? Bene, hanno tentato di fare a botte oggi. Mica male quel Franco. Ce la farai, ce la farai. Ce la faremo, Luca. Ce la faremo. Non sono mica affetto dal mal della pietra. In questa città ci voleva una casa adatta a tanti giovani isolati, senza mezzi e senza... Basta, grazie. Abbandonati a se stessi. L'hanno capito anche i nostri capi. Beh, il nostro primo capo ha faticato di più per farsi capire, vero ragazzi? Hai ragione. Già, e se quello che sta lassù non ci pianta in asso, vedrete. Laboratori per chi deve imparare un mestiere. Camere e sale di ritrovo per chi lavora. E poi porte aperte per tutti, per i loro amici, discussioni, feste. Deve essere un centro moderno, gestito con criteri moderni, e i ragazzi si devono trovare come a casa loro. E tu, Luca, sarai meno orso. Oh, già, sto perdendo il pelo, infatti. E poi voglio che siano tanti. Voglio che la gente capisca che i giovani sono un valore. Basta trattarli da persone.
Qui devono venire tutti a vedere e a capire che l'elemosina non serve a niente e che per essere autentici signori bisogna essere poveri. Devono capirlo tutti. Ci voglio buttare anima e corpo in questa faccenda. Costi quel che costi. Bravo. Mi piaci. Scusa. È per te. Viene dai capi. Agnese, per favore, mi dà... Viviane. Certo. Qualcosa hanno inventato di nuovo. Ma no. Adesso no. Ma si rendono conto? Brutte notizie? Adesso si sono ricordati della mia proposta. E cioè? 6 anni fa avevo chiesto... mi ero offerto. Ma adesso con tutto quello che ho in piedi... Dammi, ma si può sapere? Devo andare in Brasile. Le condizioni di vita in cui si trova il nostro confratello esigono da noi un aiuto. Ci sono 4.000 ragazzi che hanno bisogno di tutto e non è pensabile che possa continuare da solo. Sappiamo di chiederti un grosso sacrificio, ma sappiamo anche che hai intelligenza, forza e cuore per... Vabbè, insomma, non ti mandano a fare il carnevale di Rio, però ancora un po' e ti mettono l'aureola. Già, come se all'improvviso i problemi di là fossero diversi o più urgenti dei problemi di qua. Lo sono infatti, e lo sai bene. Sai cosa ti dico? Se avessi qualche anno in meno, ci andrei io. Sapete che penso? Silvano se ne va e noi restiamo qui. Con una casa da costruire sulla gobba. Chi è il patrono dei disperati? Santa Rita da Cascia. Assieme a Don Lodovico, chissà che tengo, la Madonna Santa. Tenercelo buono sto Franco. Può esserci utile, dici? Poco a poco che viene dalla nostra, qualche colpetto si può fare. Troppo duro lavorare in quel cantiere, per quel che ti danno poi. Oh, salve Franco, salve. Com'è sta bionda? È fatta? No, non mi interessa. Non ho tempo da perdere io. Quanti imbecilli. Mi sono rotto di stare qui, troppa gente. Ciao. Importante che tutto quello che facciamo riesca secondo i nostri progetti. I disegni di Dio sono più grandi. Se chi semina non raccoglie, la sua semente diventerà frutto in mano d'altri. Questo è quello che conta. L'obbedienza del religioso è accettazione della volontà di Dio, che si manifesta attraverso gli ordini dei superiori. I problemi da risolvere sono tanti. Non passa giorno che qualcuno non bussa alla porta in cerca di aiuto. Sono tentato a volte di rifiutare. Non c'è posto, non ci sono mezzi. Ma poi c'è una provvidenza che per i suoi figli fa molto più di quanto riusciamo a fare noi. Basta fidarsi e non smettere di lavorare. Basta amare.
Spero solo che la mia nuova missione non lasci incompleta l'opera cominciata. Non sono indispensabile, ma mi sarebbe piaciuto finirla. Comunque grazie e cordiali saluti. Hai fatto un affare con questa moto. Ti piace? È una bomba, aggancio di sicuro. Come? Aggancio, donne. Ieri sera in discoteca non avevo che da scegliere. Ah. Quando parti per il Brasile? Tra un mese, ti lascio tutto in mano. Grazie. E così ti dai alla bella vita. Gente che può. Perché non vieni anche tu? No, soffro il mal di mare. Ma cosa ci vai a fare? Non lo so. Bello, eh? Con questa storia del prete tu ti giri il mondo. È lui che lo fa girare. Chi? Dio! Perché Dio si è fatto uomo, si è fatto storia. È campesigno e abita il Sertao. Dio è qui. Perché è padre e nessun padre abita lontano dalla dimora dei suoi figli. È l'immagine di un Dio che si è fatto uomo. E chi lo ha accolto va per il mondo per dare speranza. Incontra gli uomini per essere tra loro presenza amica e parola rivolta a tutti. Parola anche per questa piccola sorda. E allora c'è chi l'accoglie e le insegna a parlare. È per lei, è per tanti come lei che sorgono istituzioni come questa, che offrono un'educazione e il reinserimento nella società. Una società spesso travagliata dall'ingiustizia e dalla miseria, contro le quali sembra inutile lottare, impossibile trovare soluzioni. È appena spirato, padre. Ego te absolvo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Com'è successo? La miseria, padre. Ma che cosa ci stiamo a fare qui? Cosa diamo noi a questa gente? Di Dio, cosa se ne fanno? Ma questa gente muore. È lui che salva. Qualche volta con le nostre mani. Ma è lui. Certo, certo. Ma deve fare in fretta. Deve fare in fretta. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. Quando? E come? Lavorando. Passo per passo, ogni giorno, ogni momento, ovunque ci siano giovani abbandonati. Per loro bisogna rinunciare a tutto, a qualunque costo. Allora, ce lo danno o no questo premio di produzione? Luca dice che sì. Ma per ora non ho soldi. Balle. Figurarsi. Ragazzi, allora che facciamo? Andiamo tutti insieme e glielo diciamo. O il premio, o gli blocchiamo il lavoro. No. No, l'idea resta quella. Quando arrivano, si prendono le buste paghe e si fila. Per me è una vigliaccata. Oh, che te ne frega? Appunto. E agli altri non diamo niente? Gli altri hanno tempo di rifarsi. E poi... che si facciano furbi. Beh, io ci provo ancora per quel premio. Ma mi sembra inutile. Perché? Perché sei un cretino. Io allora te l'ho detto. Va bene. Niente da fare. E allora? Non sgancio una linea. Porcaccia miseria. Presto, vai!
cosa? Stai zitto, tallazzo. Dai. Tienilo. Stai fermo. Sbrigati. Presto, andiamo via. Ehi, dove andate? Tornate indietro. Franco. Lascia perdere, non farlo. Dovevi farlo. E infatti, guarda che io non ho fatto niente, capito? Niente! Dilettissimo figlio, non scoraggiarti per tutto ciò. È Dio che sigilla a te queste prove di pazienza e questa croce pesante. Ma tu non devi avvilirti. Noi siamo chiamati per offrire un asilo alla povera umanità nella porzione prediletta da Cristo. I giovani, questi giovani. Questi giovani. Questi giovani. Questi giorni. Il tempo passa, caro Silvano, e se non ti decidi a fare un salto a casa, rischi di vedermi solo più in fotografia. La casa, la tua casa, è finita, nonostante qualche difficoltà, fa parte del nostro mestiere. E tu? I tuoi progetti vanno avanti? Non stare a perdere tempo per rispondermi. Quando verrai giù, mi racconterai, ci conto. Non siamo qui attorno a una tomba per ricordare un morto, ma per celebrare una vita, perché noi siamo stati chiamati a prolungare la sua vita, a portare nel mondo il suo messaggio e il suo stile di servizio. I santi vivono nelle loro opere. Silvano, bentornato. Come stai? Come in va? Brasile, come te la cavi? Imparo, non ho altro da fare. Sono contento. Com'è il carnevale di Rio? Ah, bellissimo. Mai visto. Uomini di frontiera, eh? Quanto ti fermi? Poco, spero. E perché? Che ci sto a fare? Respiri un po' di civiltà, no? Appunto, mi rifaccio i polmoni. Insomma, anche questa è fatta. Sì, contento. E beh, passerai alla storia come costruttore. L'ho sempre sognato. Che cosa si dice? Ma il solito, tra critiche e approvazioni, la gente tutto sommato apprezza. Abbiamo domande di iscrizione in eccedenza. Sai, Luca, una casa in più, una famiglia in più per questi ragazzi. Sono proprio contento. Ti piacerebbe tornare, eh? Ma no, ci ho preso gusto a seminare. Piuttosto di... E quei ragazzi del cantiere? Beh, fino a un certo punto sono andati bene. Che fine hanno fatto? Si sono montati a vicenda la testa. Sai, i soldi, voglia di guadagnare. Insomma, mi hanno vuotato la cassa. C'era anche Franco? Assieme agli altri. 6 mesi di prigione. Non ho proprio potuto evitarlo. Buongiorno, Franco è in casa, sono un suo amico. Cosa vuole? Non viene mai a casa. Perché? Ha fatto qualcosa? No, assolutamente. È tanto che non lo vedo, vorrei sentirlo, parlarne. Ah, e allora, per trovarlo di sicuro bisogna andare ai mercati generali. Ma di buon'ora, però. Va bene, signora, la ringrazio molto. Prego, buongiorno. Buongiorno. Grazie.
Aspetta. Attento, attento. Ciao Franco. Oh, chi si va? Qualcosa di caldo al bar, ti va? Sì, certo. Andiamo. Cosa prendi? Un cappuccino. Due cappuccini caldi, grazie. Subito, signore. Allora, Franco, come ti va? Non tanto bene, a quanto sembra. Meglio così che l'elemosina. No, grazie. Elemosina, per quel che ho fatto. Non sei stato tu a tendere la mano. Ci sei cascato come un ragazzino. Potevi star bene con noi. Mi avete mandato in galera. Sei tu che l'hai voluto. Prigione e libertà le puoi costruire solo con le tue mani. Mi dispiace di averti deluso, reverendo. Ma c'è una cosa che tu non hai capito. Io sono finito dentro per stare dalla parte dei miei compagni. Perché io non faccio la spia. Perché in questo mondo di delinquenti io non gioco a farlo onesto e a fregare gli altri. Ci sono altre forme di solidarietà, Franco, e tu le conosci. Non ricordi quanto lavoro e che piacere costruire, fare. Vi abbiamo proposto l'impegno dell'amicizia. Molti di voi non hanno alle spalle una famiglia e siamo diventati fratelli. Siete spesso senza un futuro e noi a progettare, ad aprire prospettive per voi e con voi. Siete disoccupati e noi cerchiamo lavoro con voi. Emigrate e noi prendiamo il treno con voi. Se non te ne fossi andato, forse ce l'avrei fatta. Ma lo sai perché me ne sono andato? Perché siamo in pochi, troppo pochi. Sapessi quante volte in Brasile avrei voluto vicino 10, 100 come te. Cosa avrei fatto io in Brasile? Cosa avresti fatto? Avresti toccato con mano di quanta grandezza, di quanto amore sono capaci i poveri autentici. Avresti scoperto la bellezza del servizio per gli altri. Avresti conosciuto quali sono le radici vere dell'ingiustizia e ti saresti buttato con passione a sradicarle. Ti saresti accorto di quanto contano i piccoli gesti quotidiani e quanto sono vani i programmi di rivoluzione universale. Avresti conosciuto ragazzi e ragazze capaci di fare un capolavoro della loro vita, pur non avendo grandi mezzi a disposizione. Avresti capito che si può vivere in pace ed essere felici. Avresti capito che la solidarietà vale più dell'efficienza. Abbiamo raccolto la sfida di un mondo che non sa cosa farsene dei giovani. E non è facile, sai, non è facile. È come mettervi al mondo un'altra volta, senza la soddisfazione di avervi concepito. Credimi, per me, per te, per tutti. La vita è carne, sangue nuovo, da donare, da buttare, da seminare. Per questo è sempre possibile ricominciare. È possibile ricominciare. La vita e anche la morte sono fatte di inizi. Lodovico Pavoni gettò la sua vita per mettere in salvo quella dei suoi ragazzi. Brescia stava per essere assediata. Occorreva fuggire. Stanco, provato, senza mezzi, fedele fino in fondo al dono gratuito. Ha scelto la sua fine con la speranza del seminatore, che va oltre la paura della tempesta, oltre il furore della natura. Lodovico Pavoni non si è mai fermato. Si può ricominciare. E venne il vento, l'urlo della tempesta. Le acque crebbero, ma la casa non crollò, perché era fondata sulla roccia.